Tutti sapete della caduta del Challenger, del traghetto spaziale. Benissimo. Allora, di fronte a una tragedia della tecnologia, l'incapacità di gestire le cose, si dice l'America si interroga, Dio è arrabbiato con noi? La superstizione non ha limiti, Ma sai. pensate che allora io vi dico, allora chi scrive gli articoli e i pensieri e i discorsi di George Bush si chiama Michael Gerson, è un fondamentalista cristiano che ha incorporato centinaia di salmi in discorsi presidenziali. Questo scrittore dei discorsi di George Bush ha detto, fa, la nostra missione, e sottolineo la missione perché non parla di scopo di missione, e armonizzare sacre scritture e politica. Chiudiamo la citazione. Cioè, cosa significa? Che di fronte a una realtà, di fronte a dei problemi, di fronte a delle circostanze, non c'è il tentativo di comprendere le cose, ma di piegare la realtà delle cose, piegare il problema a un'interpretazione delle sacre scritture. Un attimo, sacre scritture. Allora è per questo che George Bush deve obbedire alla Bibbia, che dice: e tu, Babilonia criminale, beato chi ti ripaga del male che ci hai fatto, chi afferra i tuoi bambini e li sfracella contro la roccia. E il Salmo è il 137, se volete la leggervi, è l'ultima parte. E quel Salmo da dove viene fuori? Va pensiero, no? Ecco. Questa stronzata che ormai è stato dimostrato, come gli ebrei a Gerusalemme, cioè a Babilonia, no? Avevano delle condizioni di privilegio che erano notevoli, cioè non erano assolutamente schiavi, tanto per essere chiaro, o almeno non col concetto di schiavitù che abbiamo, però nel Salmo 137 si pensa di prendere i bambini e sfracellarli contro i muri. Probabilmente Bush con le sue bombe, non so, più o Sì, meno, fate un po' voi. no, ma quando questo scrittore di articolo di George Bush dice fa la nostra missione è armonizzare sacre scritture e politica, ma questo è quello che scrive gli articoli a George Bush, non lo scrive a Osama Bin Laden o a qualche altro fondamentalista musulmano, lo scrive a George Bush, il capo della potenza occidentale. Quando noi diciamo che il monoteismo è uguale in qualsiasi parte, che sia ebraico, musulmano o cristiano, non diciamo delle cose che stanno nell'altro mondo e un'altra realtà, stanno in questa realtà. Questo scrive gli articoli e George Bush non ha problemi nel leggerli, dice e fa questa affermazione, ma io chiediamoci, questa è l'affermazione che facevano chi processava Galileo Galilei. Cioè, il monoteismo non è mai cambiato. Se il monoteismo è meno violento e non impone con l'inquisizione le cose nella società, lo fa perché la società ha sviluppato degli anticorpi, si è immunizzato in un certo senso del monoteismo. Ma pensate sempre cosa significa che di fronte a un dramma così consistente, di fronte al fatto delle persone che muoiono per un errore tecnologico, per l'incapacità di una struttura, di una gerarchia, di una commissione, di qualcuno che dovrebbe avere il potere di cercare di verificare questo, di sostenere appunto questa possibilità, di dire appunto questo, loro rispondono che è Dio che è arrabbiato, cioè proprio, ma è anche un fregarsene, cioè il tirarsi via la responsabilità, la capacità di controllare le cose. E l'affermazione che loro dicono, no, noi non cerchiamo di impedire che questi errori si ripetano, vengono a dire, aperte virgolette, la nostra missione è armonizzare sacre scritture e politica, chiuse virgolette. Cioè, il fondamentalismo, la follia, ma ricordate che con questo principio si possono benissimo ripristinare tutte le pratiche dell'Inquisizione ed è il desiderio che vogliono fare. Oggi niente in orfici. Niente in ornici, niente. Abbiamo solo 20 Ah, minuti vuoi di che diamo via le tempo. Sì, ma telefonate? prima volevo fare due saluti. Intanto a dei radioascoltatori che ci ascoltano dall'autoambulanza, sono volontari dell'autoambulanza, di cui uno è anche il mio collega di lavoro. Primo saluto. Secondo saluto invece alla Francesca. Ieri Franco mi ha mandato un'email dicendo che la Francesca è tornata dall'estero, per cui sicuramente sarà in ascolto, se non ha di meglio da fare, chiaramente, e la salutiamo. Sì, beh, siamo sempre debitori di tutto quello che ha fatto per le cassettine per avere le trasmissioni completamente registrate. Ricordo che appunto dalla prossima conferenza ci saranno anche le riprese televisive, cioè le riprese, diciamo, Allora, video. no, verranno fatte, sembra che si possano fare delle riprese video, oltre che ripresa registrata.
naturalmente faremo in modo di riprendere le persone tutte alle spalle. Sì, no, sono soltanto gli oratori o chi interverrà. Oppure soltanto gli oratori, oppure, cioè comunque faremo in modo di non riprendere le persone che parteciperanno, tanto per essere chiari, insomma. Va bene. Sì, appunto, perché chi vuole avere ad esempio soltanto, non soltanto le cassettine o soltanto i CD, abbia la possibilità anche video di utilizzare delle videocassette, di conseguenza insomma dovrò venire a pulire per me la sala dibattiti di Radio Gamma 5, insomma. Vabbè, ho capito, verrò un'ora prima per pulire la sala. No, beh, l'importante, hai capito, è che utilizzare tutti gli strumenti che la tecnologia ci consente. Infatti io invito sempre i nostri ascoltatori di usare internet, perché è uno strumento che ci permette di mantenere i collegamenti, avere informazioni, scambiare dati. E ricordo sempre appunto che il portale è www.federazionepagana.com. Sì, dovremmo anche metterlo sui gruppi di discussione che avevamo ancora fatto. Niente, l'appuntamento è il dibattito per il 15 febbraio 2003 alle ore 20:30, sede Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, e parleremo delle generalità del Crogiolo dello Stregone, di tutto il piano dibattiti che faremo e perché della necessità di, del Crogiolo dello Stregone, che oltretutto nasce anche per precise esigenze della stregoneria. Cioè, io ho mandato nel gruppo di discussione quello che è un piccolo testo che vorrei aggregarlo al dibattito, ma forse diventerebbe troppo pesante. E che comunque è vero che il Crogiolo dello Stregone nasce su sollecitazione di radioascoltatori di Radio Gamma 5, però nasce per esigenze della stregoneria. Cioè la stregoneria passa da una visione soggettiva, cioè del maestro, della singola persona della vita, a una situazione oggettiva in cui fornisce gli strumenti attraverso i quali ogni persona può decidere il proprio cammino e la propria organizzazione di stregoneria, la propria organizzazione psichica davanti al mondo, in base alle proprie necessità e alle proprie esigenze. Per cui la stregoneria con il Crogiolo dello Stregone mette una marcia in più. Al di là di questo, un'altra cosetta che dovevo dire, che mi è passata dalla mente. Com'è che organizziamo i dibattiti? Allora, praticamente, per organizzare il dibattito, siccome il dibattito deve essere omogeneo, cioè deve avere una linea che inizia dall'inizio alla fine, l'abbiamo già sperimentata negli altri dibattiti. In pratica c'è una traccia scritta che può essere più o meno lunga, più o meno corposa, comunque che dà tutta una serie di elementi e che io leggo, cioè io comincio praticamente a leggere questa traccia. Quando qualcuno è interessato a dei passaggi o degli argomenti o a delle cose, non fa altro che interrompermi e porre il quesito o affermare quello che deve affermare o porre il contraddittorio o fare le sue osservazioni, no? Naturalmente in quel momento scatta il dibattito, cioè su quella cosa si parla. E io riprendo la lettura quando più o meno abbiamo esaurito quello che è i vari discorsi da fare, no Francesco, come abbiamo fatto l'altra volta. Perché c'è una traccia scritta? Perché un discorso deve essere finalizzato, cioè deve iniziare dall'inizio e arrivare fino alla fine. E sinceramente, per quanto uno può avere una certa pratica dopo tanti anni di radio, è molto difficile riuscire a dire tutte le cose che si vorrebbero dire, esatto, o comunque un certo numero di cose, da inizio alla fine, quando un'assemblea di 30, 40, 50 persone, quelle che saranno, quelle che non ha importanza, vengono a interloquire e ogni persona chiaramente ha necessità di dire le cose che per lei sono importanti, no? Per cui si viene a cavallare quelli che sono i discorsi e non si riesce magari ad arrivare alla conclusione di quello che è un ciclo discorsivo. Per cui con la traccia scritta invece si viene legati a quella traccia, che si può sempre interrompere e iniziare la discussione, no? Però viene ripresa subito dopo, perché essendo scritta non è necessario ricordarsi quello che è. Abbiamo già sperimentato, abbiamo visto che funziona, vedremo un po' magari anche di migliorarla, però ha funzionato un'altra volta. Perciò l'appuntamento è sabato 15 febbraio, ore 20:30, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, sala di Radio Gamma 5. Numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Bene, abbiamo parlato allora di questo. Pronto? Pronto? Gianpaolo, ciao. Ciao. Io sono il signor dottor, non avrai altro dio di fuori di me. Io sono molto umile. Hai capito? E non ho ego veramente, hai capito? Però tu sei obbligato a adorare solo me e basta. Però lo dico democraticamente, hai capito? Certo, altrimenti mi bruci. Se non lo fai ti brucio. Ecco.
Abramo, te posso dire una cosa, ma te la dico con tanto affetto. E dimmela, no, sei una merda. Ciao, ciao, ciao. No, effettivamente quello che sono le esigenze della Chiesa Cattolica sono diverse dalle esigenze della spiritualità delle persone. Pronto? Venezia. Mm. Uno di voi si chiama Francesco, mi sembra. Dimmi. Ecco, ti consiglierei di cambiare nome intanto, perché è un po' troppo cristiano, mi sembra. Ma ciao. Ma è possibile che le persone siano così? La miseria delle persone. Si può arrivare a un livello intellettuale così bieco? A proposito, vabbè, faremo un'altra volta. Sì, no, ma questo qua si dimostra sempre l'incapacità sempre di comprendere le cose. Questa abbiamo sempre le dimostrazioni, ormai abbiamo un campionario, cioè nel senso che... Sì, perché oltretutto abbiamo tutte le registrazioni, esatto, di tutta questa roba. No? Se cui... qualche psichiatra, qualche psicologo volesse fare uno studio sulla contemporanea pazzia follia dei cristiani, noi abbiamo a disposizione tutta la documentazione sufficiente in questo senso. Proprio perché... di fronte alle nostre affermazioni, di fronte a anni di trasmissione, queste sono incapaci di formulare qualsiasi pensiero. Sono incapaci di sono incapaci appunto di formulare qualsiasi affermazione. E la cosa che hanno sempre è quella di intervenire nel criticare sciocchezze. D'altronde mai abbiamo criticato un ascoltatore perché avesse un nome particolare. E loro, di fronte a tutta la documentazione che gli diamo, dicono questo. Ma questo significa chiaramente che il loro cervello non esiste più. Se qualcuno non gli interessa niente della religione, e gli altri cosa fai con questa gente qua che non gli interessa niente? Niente non facciamo. Ma come fare qualcosa? Per evitare la delinquenza delle associazioni religiose che da destra manca e arriva e coercisce i diritti di chi che della religione. Aspetteremo i tuoi suggerimenti. Ciao. Perché dobbiamo fare qualcosa noi per te, insomma, cioè nel senso che la gente che viene qua a predicare agli altri che devono fare altre cose, tipicamente cristiano, cioè nel senso che noi facciamo quello che a noi ci piace, quello che desideriamo, e qualcuno ci venga a dire ma dovete fare questo, ma tu che autorità hai per imporre questo? O comunque se qualcuno ha qualcos'altro da dire, cose diverse, gli o da fare, insomma, benissimo, lo faccia. Cioè non vedo perché io devo garantire delle cose agli altri quando, vabbè, già faticosamente andiamo avanti noi. Sì, no, ma difatti, ma io non vedo, io non direi mai a nessun altro devi fare questo proprio per essere approvato, cioè nel senso, ma questo dimostra sempre a che livello di profondità è arrivata la perversione del cristianesimo e di chi veramente si sottomette al pensiero criminale assoluto di Gesù Cristo. D'altronde queste persone si credono il classico Gesù Cristo che scaccia i mercanti dal tempio o altre simili cavolate. Questo vedete quanto è negativo proprio l'immagine del Cristo, perché porta queste persone alla povertà, allo squallore, alla miseria, all'incapacità di confrontarsi, di discutere, di affermare, di realizzare, di pensare e di avere qualsiasi idea. Sì, e di avere qualsiasi idea. E questo appunto è significativo proprio perché si dimostra che l'immagine di Gesù Cristo è sempre l'immagine perversa che va a condizionare, a deformare la psiche, la cultura, i comportamenti delle persone, perché tutte queste persone che si immaginano padri eterni, che si immaginano profeti, che si immaginano dei Gesù Cristi, che si immaginano di essere i salvatori, alla fine vorrebbero solo ripristinare l'inquisizione, sono stati incapaci di affermare qualsiasi cosa, vengono solo a chiederti che tu devi accettare quello che io dico, tu devi accettare quello che io ti impongo, tu devi fare questo, tu non devi essere quest'altro. E loro cosa sono? Loro sono soltanto degli scimmiotti di Dio, sono soltanto delle marionette in mano di Dio, sono delle persone che si sono svuotate, che si sono cancellate, che si sono fatte fregare da Gesù Cristo. Benissimo, se a voi vi piace farvi fregare da Gesù Cristo, fatelo pure, ma non venite a rompere le scatole su questa radio. Fatevi la trasmissione degli sfigati di Gesù Cristo e noi vi diamo spazio. Radio Gamma 5 lascia parlare a tutti. Potremmo avere un angolo dei pazzi e degli sfigati di Gesù Cristo, di quelli che Gesù Cristo veramente ha rovinato. Domanda, quando l'inquisizione ha massacrato migliaia di persone, non si sa quanto, perché sono stati bravi anche a cancellare tutto, addirittura sentivo l'intervento di un vescovo ad agosto, tornavo dal mare, mi sono sintonizzato, l'unica radio che si prende in certi punti è Radio Maria, e questo qua parlava di inquisizione e difendeva l'inquisizione dicendo che non è stata dell'entità, della quantità
sì, i morti non sono stati così tanti come venivano detto nei libri, già questo, cioè i libri che sempre scritti i vincitori, sì, che non mi fa strano che uno si tira una massa, il mondo se cattolico, se cristiano, quindi tutti quanti che sempre cercate di sminuire, a mio avviso. Lui invece diceva che è sempre stato aumentato e che l'Inquisizione già era un modo di... c'era un modo di redarguire le persone, ma che erano tutelate con i loro diritti, eccetera. Vabbè, a parte la cagata mostruosa, no? Io voglio proprio andare sul, diciamo, sul dottrinale, per quanto riguarda il pensiero pagano. Una domanda legittima è questa: il politeismo ha la possibilità di confrontarsi con tantissimi dei. Sì. Quindi ogni dio ha il suo ruolo, ha il suo compito. Una domanda mia così è questa: durante il periodo dell'Inquisizione, questa brusa persone, massacra gente, distrutti popoli, eccetera, e come mai gli dei pagani non, oppure come mai, cioè che c'è un motivo, che c'è un, sì, come certo, mai gli dei pagani non c'è, diciamo, intervenuto perché non, quando noi parliamo di dei pagani non parliamo nei stessi termini del dio cristiano che interviene nella guerra. Gli dei pagani sono dentro e fuori di noi. Loro agiscono, alimentano di energia soltanto se noi siamo in grado di farlo. Comunque gli dei pagani hanno lavorato per uscire dall'orrore cristiano, hanno alimentato di energia tutti gli esseri umani che hanno praticato libertà nel loro sistema sociale. Però i tempi e i modi sono quelli che gli esseri umani sono in grado di manifestare. Cioè non sono, non fanno i miracoli né come vengono intesi dai cristiani, semplicemente alimentano di energia i percorsi di libertà perché alimentano se stessi. Infatti io mi domandavo, queste forze del male, tenebrose che domina il mondo per anni, cioè è possibile che il male vinca, cioè, sempre, o che comunque abbia avuto la meglio? No, la vita vince sempre. Il paganesimo è perché... No, la vita vince sempre, cioè il piacere della vita, la vita come ribellione ad ogni costrizione, e vincono sempre. Però i tempi della vittoria, i tempi non sono i nostri tempi fisici, i nostri tempi di vita, sono i tempi dell'umanità. L'umanità ha milioni e milioni di anni, per cui sono i suoi tempi che pratica. E i nostri tempi fisici ce li dobbiamo gestire noi, cioè ogni singola persona si gestisce i suoi tempi e manifesta i suoi dei, però gli dei non sono né i nostri servi né noi siamo i loro servi, cioè i pagani non si mettono in ginocchio davanti a un dio, evocano gli dei ma lo evocano con le loro azioni, cioè sono le mie azioni che devono chiamare gli dei a camminarmi a fianco, e mi camminano a fianco come degli amici, perché io manifesto quei dei, cioè io mi faccio Ecate, mi faccio Apollo, mi faccio Diana, mi faccio Giove, mi faccio Sole, solo in questo modo io posso chiamare gli dei a camminarmi a fianco, ma loro non mi proteggono dai pericoli, se qualcuno mi spara non fermano le pallottole. Corso tu, chiaro. Esatto, certo. Capisci? Una domanda poi metto giù e mi rispondi cosa mai. Il pensiero degli indiani d'America, so che è stato stravolto perché anche lì hanno massacrato, distrutto tutto, poi anche chi ha scritto quello che ha vissuto. Certo. C'è un libro, c'è qualcosa che può parlarne seriamente? No. Ne può dire poco una cosa. Neanche quelli che sono gli sciamani moderni, cioè i veri stregoni, non sono in grado di dirti cos'era lo sciamanesimo degli indiani d'America. Perché se parla di questo grande spirito che non si capisce. Sì, no, sì. Questa è stata un'invenzione dei missionari. Cioè, non faceva parte di quello che sono le... Cioè, sono stati degli adattamenti, oltretutto credo che sia quasi tutto la Dakota o Lakota, questo modo di vedere le cose, insomma. Molto diverso da quelli che sono altri tipi di indiani, però tutto quello che era l'antico è andato perduto e il nuovo si sta adattando sull'avvento del cristianesimo. Il nuovo è impressionante. Per cui quello che tu trovi dell'idea degli indiani... In realtà è il loro tentativo di liberarsi dall'orrore cristiano, elaborando naturalmente quello che è possibile. Va bene. Grazie. Come facciamo noi più o meno. Ok? Ciao. Grazie. Ciao. Sì, beh, sai, poi il discorso del tempo, e il tempo è sempre, deve essere visto sempre in base anche alla propria natura. Pronto? Ciao, volevo chiederti una cosa, sono Franco. Mi interessava sapere
dove posso rintracciare quelle notizie che avevi letto un paio di mesi fa, vado occhio e croce, rilettivamente allo studio di uno scienziato russo, mi pare di ricordare, che aveva... Oh, sì, 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 hai ragione. E quello è un testo che è stato preso da internet e che è legato alle scuole teosofiche. Per cui è abbastanza difficile, forse se riesco a trovare il link magari ti lo dirò per radio. Perché era una roba che mi interessava. E se trovo il link te lo dirò per radio. Comunque non appartiene a noi, appartiene alle scuole teosofiche. Ascolta, casomai lo lasci scritto in radio, metti per Franco con altri. No, sì, vabbè, ma io lo dirò in trasmissione mia, se riesco a trovarlo, perché non ti assicuro. Solo che non sempre riesco a beccarmi. Va bene, dai. Questa cosa. Poi, secondo voi, non è che c'entri moltissimo, però mi interessa anche il vostro parere. Tra le filosofie o ideologie politiche, come si dice, non potrei dire, tanto posso fare nomi, totalitarie e le religioni, non so se l'avrete anche già detto così, c'è sempre, secondo me, almeno il mio parere, una certa affinità di pensiero, di metodologia, di sopraffazione. Secondo, per come la vedo io, secondo voi? Beh, no, per noi la politica e i vari gruppi politici non sono altro che emanazioni della religione a cui fanno capo. Per cui, siccome una religione ha un'ampia gamma di comportamenti, possono esserci sia quelli assoluti sia quelli più democratici, ma sono sempre espressioni della struttura religiosa dominante. Ho capito. Ma bon, devo chiudere però. Come? Devo chiudere, ciao Emanuela. Ciao. Ciao. Ciao Franco, ciao. Dobbiamo chiudere qui la trasmissione Magia, Stragonaria, Paganesimo. Abbiamo qui naturalmente l'Emanuela che sta giustamente aspettando di intervenire. Noi chiudiamo qui la trasmissione, vi diamo appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo.